Come si suol dire, sindaco bagnato, sindaco fortunato. Innanzitutto grazie per essere intervenuti in questa meravigliosa piazza. Abbiamo fatto un lavoro difficile, veramente pesante, ma siamo riusciti a portare a termine il nostro programma. Abbiamo completato la lista, abbiamo completato le liste che sosterranno Tony Scilla, sindaco della città. Sono Mazzara del Cuore, Socialisti per Mazzara e La Svolta. Abbiamo, a supporto della nostra campagna elettorale, abbiamo l'onore di avere qui l'onorevole Aristide Gunnella, già varie volte ministro della Repubblica, e nonché avremo l'intervento dell'onorevole Saverio Romano, ministro delle politiche agricole e attuale componente della segreteria nazionale di Forza Italia. Questo per volere significare che abbiamo vinto una grande battaglia per sostenere questo grande progetto che sarà La Svolta per Mazzara. Vorrei passare velocemente, dato il tempo, che presentiamo la squadra degli assessori, che era stato un impegno preso all'annuncio della scesa in campo di Tony Scilla. Gli assessori sono l'ingegnere Vincenzo Montalbano, il dottor Cocò Di Giovanni, la maestra Tuccia Martino, la dottoressa Marisa Lenzi, l'imprenditore Alessandro Culicchia e l'imprenditore Andrea Burzotta. Diamo subito la voce a una delle donne che è stata designata nella squadra di assessori, a Marisa Lenzi. Allora, intanto io ringrazio pubblicamente Tony Scilla per avermi perché mi ha dato, perché noi vinceremo questa difficile competizione elettorale, però la prossima volta è il microfono più basso, perché io più tacchi di così non posso mettere, ragazzi. Signori, grazie, anche se piove la strada, o meglio, sotto gli archi è tutta gremita. Perché? Perché tutti noi abbiamo capito che abbiamo bisogno di un vero cambiamento, di migliorare questa città. Perché vedete, mi hanno chiesto, quando Tony mi ha detto di intervenire e salutare la città, io mi sono sentita piena di responsabilità, perché come convincere ancora gli indecisi a votare per noi? E allora mi sono detta, devo dire la verità, devo parlare con il cuore, e qualcuno mi ha detto, usa pure il tuo femminile, usa pure la dolcezza, ma io non posso essere dolce, io non posso essere femminile, perché sono una cittadina di questa città che soffre, perché vede Mazzara che langue, eppure dicono va tutto bene, perché se non dicessero così, se non capissero che Mazzara ha fame, non si impegnerebbero un mese dalla campagna elettorale di tappezzare una strada di rosso e spendere 100.000 euro per quella strada. Se non dicessero va tutto bene, non potrebbero ancora avere il coraggio di nominare a 2 mesi dalla competizione, dalle elezioni, ancora un consulente. Ma manco se fosse Einstein potrebbe fare qualcosa per questa città, eppure noi lo paghiamo. Questi soldi potrebbero essere indirizzati verso qualcos'altro. Che dite? Verso le persone che hanno bisogno. Ma ce lo siamo dimenticati che quest'anno in questa città qualcuno ha detto no alla vita perché era senza posto di lavoro? Ce lo siamo dimenticati che quest'anno qualcuno ha detto no alla vita perché era solo? L'amministrazione si deve occupare anche di questo. Noi questa sera siamo per chiedervi fiducia, ma la fiducia non è un impegno a fondo perduto, una risorsa a fondo perduto. Noi la fiducia ve la chiediamo perché con l'esempio, perché lavoreremo per cambiare questa città. La fiducia ve la chiediamo perché vi chiediamo di riflettere.
La riflessione che vi chiedo è questa: voi che città volete domani? Dal 9 giugno che città volete? Volete una città blindata dove c'è un reuccio ai sudditi e i cittadini sono servi? O volete una città libera, democratica, aperta al dialogo? Che città vorrete il 9 giugno? Volete una città senza lavoro o volete una città ridente che ha la forza ancora di sognare la mattina, di alzarsi e andare a lavorare? Dicono che Toni ha fatto 5 anni il deputato e che non ha fatto niente. Ma allora questa piazza perché è così gremita? Ma allora dicono che per la Marina non ha fatto niente. Allora questi uomini di mare, queste donne degli uomini di mare che li accompagnano, che ci fanno qui a gremire questa piazza? Cosa volete? Cosa volete il 9 giugno? Volete sperare ancora di poter avere una città libera e democratica dove ci sia il lavoro? E allora votateci, noi con voi e voi con noi, a lavorare. Come diceva San Francesco, se un uomo lavora con le mani è un lavoratore, se un uomo lavora con le mani e con la testa è un artigiano, ma se un uomo lavora con le mani, con la testa e con il cuore è un artista, e noi saremo artisti della politica buona di questa città. Per questo vi chiediamo il voto, per cambiare le cose. Fiducia, voto per Toni Scilla sindaco, grazie. E ora la parola alla maestra Tuccia Martino. Buonasera a tutti i bambini, a tutti gli adulti, a tutte le donne, a tutti gli uomini che vedo qui. Certo, il tempo sembrava che si facesse brutto e pensavamo che scappaste, per fortuna gli archi proteggono, è comunque migliorato. Come avete visto, c'è tutta la volontà di far sì che voi ci ascoltiate. Ci ascoltate, e mi riallaccio al messaggio di Marisa che dice: che cosa volete da questa città? Io me lo sono detto per prima come cittadina, me lo sono chiesta tante volte: cosa voglio per questa città? Cosa voglio da questa città dove sono nata, sono cresciuta, dove ho lavorato, dove ho svolto tutta la mia vita? A questo punto della mia vita voglio che questa città, che ho visto morire giorno dopo giorno nell'inerzia, anche di noi cittadini, attenzione, anche di noi cittadini. Noi siamo dei cittadini che non siamo stati educati a combattere per la nostra città, a vivere accanto alle istituzioni che ci hanno sempre lasciato soli e che noi abbiamo lasciato soli loro, nel senso che li abbiamo lasciati fare. Li abbiamo lasciati fare nello sfacelo che anno dopo anno, degrado dopo degrado, ci ha condotto a questa città che oggi è senza fiducia e senza speranza. Io ho accolto la proposta di Toni Scilla e mi sono detta: perché devo solo criticare dal di fuori? Mi metto in gioco, ci metto la faccia, con la fiducia che Toni mi ha dato, ci metto la mia faccia e spero che mi si dia l'opportunità a mia volta di essere criticata. Perché no? Perché chi opera viene giudicato. Se non facciamo non potremmo essere giudicati, tranne da chi critica soltanto. Io desidero una città migliore per i nostri giovani, una città che non li spinga ad andare fuori. Io desidero una città in cui si torni, come dicono molti oggi, a ridere. In questa città si ride poco, la mancanza di lavoro, le opportunità, che non sono chiaramente solo di Mazara del Vallo, è endemico il momento che stiamo attraversando. Però signori, si può credere in un progetto, la sfiducia non deve riempire le nostre vite. Toni Scilla ce l'ha dato, perché? Me l'ha dato, perché? Io non so quanti di voi abbiano letto il programma di Toni Scilla sindaco. Intanto è un programma chiarissimo, comprensibile, fattibile, e attenzione, è come per una famiglia, la famiglia che noi donne in primis, gli uomini pure, siamo abituati a gestire. Ci sono i tempi in questo programma. Toni Scilla non sta promettendo, insieme a noi che lavoreremo per lui, che ha la bacchetta magica, risana la città. Tutto questo non si può fare più oggi in un attimo, perché il degrado è tanto e troppo, si è accumulato. Però il fatto che si sia accumulato non ci deve impedire di iniziare a riempire qualcosa per coprire questo degrado.
Vedo la signora che fa sì. Signora in famiglia, le priorità spesso sono tante e i soldi non bastano, ma si va alle priorità. Quindi un passo alla volta, nei tempi giusti e opportuni, e dico a tutti, leggetevi il programma di Toni Scilla. Non vi dobbiamo soltanto convincere noi, voi dovete imparare da cittadini a capire chi vi racconta miracoli che non si potranno fare. Io sono stanca di una politica che promette sindaci che i primi 3 mesi fanno miracoli in questa città, l'ultimo mese operano miracoli in questa città, ma gli altri 4 anni cosa hanno fatto? Dove sono stati? Chi li ha visti? Si va a Palazzo di Città, noi cittadini, si va negli uffici comunali. Scusate, a quanti di voi non viene detto è duro, è difficile, è impossibile, venga domani, dopodomani, fra 6 mesi? Noi siamo cittadini a cui deve essere insegnato il diritto, perché attenzione, i doveri ce li impongono tutti. Noi paghiamo le tasse, come tutti i cittadini, è un dovere, ce lo impongono. Ma il diritto, quando io vado a chiedere qualcosa in un ufficio, perché deve diventare, signori, agio, promessa, ti farò il favore? È diritto! Questo palazzo sarà aperto ai cittadini che vogliono conoscere i loro diritti, perché Scilla e quest'uomo, lui sa quali sono i diritti dei suoi cittadini e non vorrà governare da solo, vorrà ascoltare la voce di tutti voi, di tutti noi che abbiamo messo la faccia in questo progetto e ci crediamo. Io dico, sono qua, dateci la possibilità, perché la svolta? Cambiamo, abbiamo cambiato tante volte, crediamo questa volta in un nuovo progetto dove ci sono queste persone che insieme a Toni ci hanno messo la faccia. Io ci credo, perché è una persona sana, perché è un ragazzo coerente che ha svolto il suo percorso politico con coerenza. Dateci fiducia, chissà che qualcosa veramente non cambi. Grazie a tutti. Beh, nell'ascoltare quello che ha detto la maestra Tuccia Martino, mi pare che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, abbiamo strutturato un programma per la città che vogliamo che cambi radicalmente, vogliamo che non siano più chiacchiere sulle carte, vogliamo che Mazara cambi in modo sostanziale, che dia la prospettiva di un futuro per i nostri giovani e per la nostra città. Vi chiedo comunque di pazientare ancora un po', perché è per strada l'onorevole Saverio Romano che ci giungerà appunto per testimoniare il suo supporto alla nostra campagna elettorale. E adesso vorrei dare la parola a Alessandro Culicchia, un giovane imprenditore di Mazara che si è fatto strada da solo. Sembra che sia all'altezza giusta. Io spero di non subire, come dire, l'emozione dinanzi a una platea così folta. Oramai sono anni, il ricordo si è affievolito rispetto a quando, come dire, ero un tantino più abituato. Però la forza e le idee li devi per forza raggruppare, perché in gioco ci sono le sorti di Mazara. Ora io, come hanno detto tutti, ci ho messo la faccia, certamente non per fare passerella, per crogiolarmi nel ruolo di amministratore. Ci ho messo la faccia perché avverto, come dire, l'esigenza che ha la città di una svolta. Le cose non sono andate bene. L'ultimo quinquennio, come dire, non ha fatto Mazara grande. Non l'ha posizionata, come dire, nei posti o nella classifica, nelle prime posizioni. È avvenuto quella che io ho già definito una mattanza su Mazara. Basta ricordare la molteplicità degli uffici che sono chiusi. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il giudice di pace, il tribunale per certi versi, seppur inquadrato in un disegno nazionale, lo sportello decentrato della Camera di Commercio, la Serit, il Catasto. E se a questo aggiungete un crollo delle presenze turistiche che da poco è stato diffuso dall'ufficio provinciale del turismo, Mazara ha subito un calo
delle presenze turistiche che si è attestata ad oltre il 20%. Ecco, su questo l'amministrazione uscente sicuramente ha fallito, dinanzi ai numeri, ai dati. Mazara si è trasformata in delle macerie e per certi versi l'emblema di queste macerie sono le macerie dell'ospedale. Ma come fa una città con quasi 60.000 abitanti ad essersi ridotta così? Io sono papà, sono diventato papà da poco, ho costituito una famiglia su Mazara e non voglio, come dire, sperimentare su Mazara la mia vena artistica disegnando mattonelle. Noi abbiamo il compito morale di disegnare il futuro per i nostri figli. Un futuro che sia ricco di opportunità, di ricchezze, che vada a rompere, che inneschi un cortocircuito sulla gestione clientelare del consenso. È vero, un filosofo francese diceva: il ventre di un miserabile ha bisogno più di illusioni che di pane. Il miserabile in questo caso chi potrebbe essere? Un cittadino che si trova in difficoltà, che non ha il lavoro, che è da solo, che ha perso le proprie opportunità, che nessuno glieli dà. Ma almeno per questa volta deve fare lo sforzo di non cadere nel tranello di chi vuole promettere posti di lavoro, di chi si è trasformato in una partita IVA della politica. Non c'è più nulla da offrire. Il voto di scambio si è disciolto come neve al sole perché sono rimaste solo le macerie. Non c'è più nulla da offrire. Svegliatevi. Io sono qui e rivestirò questo ruolo perché sono sicuro che rappresentiamo il progetto migliore, siamo la squadra migliore. Abbiamo uno dei leader migliori della provincia di Trapani, della Sicilia. Un deputato, come dire, che ha una competenza estrema sul mondo della pesca, si è espresso sull'agricoltura, sulla prenospera. Dico, ma da che cosa ci potremmo fare ammaliare? Da progetti clientelari? No! Con Tony abbiamo già parlato, abbiamo un grande progetto per ridare opportunità a tutti i liberi professionisti, agli architetti, agli ingegneri che hanno studiato, che hanno fatto la scuola fra Mazara e Palermo o persino Roma, Pisa. Hanno maturato un proprio spirito critico e io a questo spirito critico mi voglio rivolgere. Voi che siete delle menti dotte, non potete affidare il consenso in virtù di uno zuccherino, di un incarico che arriverà dall'ente. Noi utilizzeremo l'albo dei professionisti della città, qualsiasi professionista, qualsiasi architetto, più o meno giovane che sia, potrà sperare, ma non deve vivere di speranza, che è un diritto, non gli stiamo regalando niente, che un incarico dell'ente può arrivare per la sua formazione, perché noi adotteremo la logica della rotazione, non del clientelismo. Guardate, io nel 2004 feci l'assessore, ho fatto l'assessore alle politiche giovanili, probabilmente il segmento più nevralgico della città. Noi ci siamo posti un obiettivo. L'obiettivo è quello di fare per una volta le valigie al contrario, se ci riusciamo. Noi dobbiamo creare le opportunità affinché i nostri giovani, una volta formati, possano ritornare qua, nella terra dove sono nati. Le politiche giovanili, un disastro. Non c'è, come dire, un solo euro probabilmente speso volto a migliorare questa condizione. Non vi è lo sportello Informa Giovani, non vi è la consulta, probabilmente nemmeno il baby consiglio che era volto a sensibilizzare la fascia giovanile. Non si coinvolgono più i giovani. Qua ci si sta divertendo a disegnare, a mettere mattonelle nel centro storico. Un centro storico che comunque rimane, come dire, ancora a rischio criminalità. Quindi se voi analizzate tutto questo, il fallimento è certificato. La nostra ambizione è quella di produrre politiche a largo spettro, che possano produrre reddito e ricchezza senza che si vada a lesinare al politico di turno niente.
E allora non voglio rubare più tempo in attesa dell'ex ministro Saverio Romano. Voglio solo dire viva Torricilla, viva Mazara del Vallo. Bravo Alessandro. Direi di passare la parola al nostro candidato sindaco che riscalderà i nostri cuori. Grazie. Cari amici, cari amiche, vedete, organizzare questa sera questo comizio non è stato semplice perché le previsioni temporali erano quelli che erano. Sapevamo che si rischiava, si rischia ancora oggi, ancora in questo momento, anche la pioggia stessa, ma siccome voi dovete sapere che siamo talmente forti che abbiamo anche un accordo col Padre Eterno, non pioverà, state tranquilli che questa sera non pioverà. Sono davvero contento perché in questo momento storico culturale vedere così tanta gente in piazza non è cosa semplice. Non è cosa semplice perché... Abbassa, abbassa. Perché l'alza? Ma dove spunta? Ci vogliono boicottare in tutte le maniere. Ci hanno creato difficoltà per la corrente per poter parlare questa sera. La pioggia ha tentato di farvi scappare, ma non c'è riuscita neanche la pioggia. Siete veramente fantastici. Ora, questa cosa del microfono non l'ho capita, va bene. Vi dicevo, riempire una piazza in questo momento storico culturale non è completamente facile. Neanche leader nazionali di partito, caro Aristide, sono in grado di fare quello che abbiamo fatto noi. Oggi abbiamo dimostrato che la politica è un qualche cosa da cui non c'è bisogno di scappare. Oggi abbiamo dimostrato che la mia candidatura, la mia squadra, le mie liste vogliono riportare la politica al proprio valore originale. Tramite la politica io voglio cambiare questa città, io voglio farvi riscoprire l'orgoglio di essere cittadini di Mazara. Vedete, siamo in piena campagna elettorale, si dice di tutto, ognuno ha i propri punti di vista, c'è chi può essere favorevole rispetto ad un'iniziativa, rispetto ad un progetto, ma la domanda che io pongo ad ognuno di voi è: oggi il dibattito politico culturale della nostra città è normale che è basato se Corso Umberto deve essere rosso o blu, se la sopraelevata l'ha portata a Mazara il politico X o il politico Y? Questo è lo scadimento della politica, è la certificazione che la politica a Mazara ha fallito se porta il dibattito e lo fa scendere a questi livelli. Oggi noi dobbiamo capire che il 25 maggio dobbiamo svoltare, perché dobbiamo rimettere in moto non la questione delle strade o delle buche, non questioni banali, ma un progetto di rilancio socio-economico che permetta alle nostre aziende di poter produrre reddito, posti di lavoro e ricchezza. Questa è la scommessa che io insieme alla mia squadra voglio fare. E per farlo vi invito ad iniziare un'attenta riflessione, perché è importante che il cittadino, quando va a votare, comprenda l'importanza che ha il voto. Iniziamo dal punto di partenza. Vi invito ad ognuno di voi di leggere i nominativi che compongono le tre liste che sosterranno la mia azione politica amministrativa. Non ci sono né cantanti, non ci sono né cantautori, ci sono espressioni della società civile
ci sono espressioni del mondo imprenditoriali, ci sono grandi professionisti che hanno messo la faccia, perché la buona politica deve partire dal Consiglio Comunale. Bisogna ridare credibilità al ruolo del Consiglio Comunale. Fare il consigliere non è il raggiungimento di un posto di lavoro. Non si fa il consigliere comunale per il gettone di presenza. Non si fa il consigliere comunale come attività. Si fa il consigliere comunale per lavorare per questa città sotto l'aspetto di proposizione, di controllo e di verifica. E allora la prima svolta si fa dentro il Consiglio Comunale. E io ho l'orgoglio di poter annoverare nelle mie liste soltanto 3 candidati uscenti dall'attuale Consiglio Comunale, che sono, guarda caso, i 3 consiglieri comunali. E non è un caso, perché la dignità è un valore, che sono partiti con una casacca e sono arrivati sempre con la stessa casacca, e sono il consigliere Arena, il consigliere Raina e il consigliere Geni, perché l'educazione civica e politica è importante per creare una classe dirigente. Poi ho preso un altro impegno con la mia città, perché voglio amministrare in maniera chiara, in maniera trasparente, in maniera forte, scontrandomi anche con posizioni che non condivido, ma dal dibattito devo uscire la politica che serve alla mia città, non dalla mia arroganza o dalle mie convinzioni. Soltanto se discutiamo e parliamo può uscire fuori un rilancio vero. E allora ho preso un impegno, perché io non devo fare accordi con nessuno, io non devo barattare posti con nessuno, io non devo comprare voti da nessuno. E allora i 6 assessori li ho nominati tutti in una volta, perché voi quando il giorno 25 andrete a votare dovete sapere chi sono le persone che con me amministreranno Mazara. E penso di poter dire con assoluta certezza di aver scelto 6 soggetti che possono soltanto dare a questa città. Non faranno gli assessori perché devono raggiungere chissà quale orizzonte, perché sono 6 professionisti che hanno dimostrato di essere persone per bene, di essere professionisti validi fuori la politica. Li voglio presentare e voglio che tributate un applauso ad Alessandro Culiccia, a Marisa Lenzi, alla dottoressa Martino, a Cocò Di Giovanni e Andrea Burzotta e all'ingegnere Enzo Montalbano, che questa sera purtroppo non può essere qui con noi. Vedete, Cocò Di Giovanni, lo cito come esempio per dimostrare le cose che vi ho detto. Cocò Di Giovanni ha una passione dentro che lo avrebbe spinto a fare politica anche prima, perché ha sempre lottato per questa città, ha sempre lottato per difendere l'ospedale di questa città e ha sempre cercato di difendere la nostra città rispetto agli attacchi che spesso vengono e provengono dal mondo sanitario. Ma poiché lui aveva fatto un altro giuramento, che era quello di fare il medico, se tu scegli di fare il medico non puoi scegliere di fare politica, perché finisci che non fai bene né il medico e neanche il politico. Ora che Cocò non fa più il medico, ora si dedica alla propria città. E questo ragionamento può valere anche per tutti gli altri. Fuori la politica si sono realizzati, fuori la politica hanno dimostrato il loro valore. Oggi insieme a me sanno che non sono stati scelti per appendersi la medaglia, ma sono stati scelti per sacrificare il loro lavoro, la loro famiglia e servire la mia città e i mazzaresi 360 giorni l'anno, perché questa città deve essere ancora una volta amata ancora di più. E allora vedete le premesse. Qual è l'altro aspetto che deve legare il cittadino alla scelta del sindaco? Il programma elettorale. Cosa farà il sindaco Toni Scilla? Perché dovremmo votarlo? Potevo scrivere libri, potevo fare programmi elettorali che potevano coprire 70, 80, 100, 1000 pagine. Ho preferito fare ciò che ho sempre fatto, prendere gli impegni che sono sicuro che davanti a Dio manterrò tutti ad uno. E allora li ho sintetizzati. Ho preso un impegno con la città, vi ho proposto 10 punti programmatici,
e potete stare certi che quei 10 punti saranno tutti realizzati. E non soltanto vi ho detto quali sono i punti che realizzerò, non mi sono fermato lì, vi ho scritto anche in quanto tempo li realizzerò e in che modo li realizzerò, perché conosco bene uomini, donne e cose di questa città e conosco bene la macchina burocratica del mio comune. E allora con questi elementi, con questi presupposti, il cambiamento è possibile, perché vedete che non sempre cambiare è un fatto positivo. Cambiando si possono anche peggiorare le cose, a volte si possono fare scelte che peggiorano lo stato da cui si parte. Com'è? Avete la certezza che parliamo di una svolta consapevole? In questo aggettivo consapevole c'è tutta la sostanza della vostra scelta, perché sapete che affiderete il destino, il futuro nostro e dei nostri figli in mani sicure, in mani che lavoreranno notte e giorno per difendere innanzitutto la dignità della mia città. E allora statene certi, diventate protagonisti ad uno, questa piazza, tutti quelli che stasera siete qui con me. Nessuno avrebbe avuto il coraggio di organizzare il comizio in Piazza della Repubblica. Tutti mi hanno detto: Toni, organizziamolo in Piazza Mocarta. Perché? Perché in Piazza Mocarta la gente esce, passeggia e si ferma. Non mi interessa la falsità, mi interessa guardarvi negli occhi, perché voglio sapere chi è il mio popolo, voglio sapere con chi devo cambiare questa città. E questa sera sono davvero felice, perché il popolo c'è, la gente ha risposta ed è quello che serve a me. A me non servono i padrini politici, non servono i potentati politici, servite voi, ognuno di voi. E allora crediamoci in questa scommessa, crediamoci perché siamo i migliori, crediamoci perché siamo i più forti. A me non interessa attaccare nessuno, non mi interessa criticare nessuno, perché la valutazione la dovete fare voi. La città è vostra così come la mia. E allora, se questa città vi piace, se questa città dove il tasso di disoccupazione ormai ha raggiunto livelli praticamente intollerabili, se questa città non riesce più a far sorridere, se questa città ha creato i presupposti affinché i nostri giovani studiano fuori, si laureano fuori e rimangono fuori, e allora fate finta di nulla. Se invece avete dentro quella fiamma nel vostro cuore per fare in modo che la gente, le nostre risorse ritornino qui, avete soltanto una maniera per fare questo. Giorno 25 dovete segnare Toni Scilla sindaco per la svolta consapevole. E allora io lo so cosa serve per amministrare a questa città. Non servono impianti sciistici, non servono funivie, non servono cose che non sono collegate con il mare. Il futuro di questa città dipende dal mare. Il mare come pesca, il mare come turismo. Non serve zichichi, serve coscienza, serve serietà, serve competenza. E allora questa città deve guardare ad una pesca diversa, una pesca che non guarda soltanto alla produzione, ma guarda al mercato. Bisogna pescare ciò che i mercati richiedono. Il nostro pesce, il nostro gambero rosso deve diventare una ricchezza assoluta. Il turismo bisogna crearlo. Come si fa a dibattere con un'amministrazione che non si accorge, non se la spiaggia è pulita o meno, ma che una parte di Tonnarella oggi non c'è più, perché la parte che va verso Capofeto di fatto non esiste più. E allora queste riflessioni sono riflessioni che vi devono portare a capire che le parole ormai non servono più, che la bugia non può avere ancora successo, che l'inganno, l'illusione non serve. Voi non siete limoni da poter essere spremuti,
voi siete persone che avete anima e cuore, voi siete persone che avete cervello, vi chiedo di riflettere attentamente e non sbagliare il 25 di maggio, perché la svolta è possibile, il cambiamento è possibile. Giorno 25 si vota anche per il rinnovo del Parlamento europeo. Non è un qualche cosa che non ci appartiene, perché rinnovare il Parlamento a Bruxelles significa creare quella classe politica che a Bruxelles deciderà le sorti del nostro territorio, perché la nostra provincia è una provincia che ha due polmoni vitali fondamentali e insostituibili, che sono la pesca e l'agricoltura. Tutte le norme, tutti i regolamenti che stanno uccidendo la pesca e l'agricoltura provengono da Bruxelles. Serve un sindaco senza sigaro, senza macchina blu, ma che abbia gli attributi per andare a Bruxelles e, se serve, rompere i tavoli. Questo bisogna fare. Perché è lì che noi vinciamo la battaglia. Non è con l'atteggiamento del primo della classe. Non ci serve, non mi interessa. Per me è importante, se farò il sindaco, farlo per fare le cose, perché voglio dimostrarvi che questa città si può cambiare. E allora, vedete, rispetto ad un'amministrazione comunale che è insignificante, un'amministrazione comunale che è davvero elementare, un'amministrazione comunale che è ridicola, un'amministrazione comunale che in 5 anni non ha proposto un progetto politico, non ha proposto una direzione, non ha tracciato un percorso socio-economico. Abbiamo assistito ad una giunta inesistente e ad un capo convinto di comandare praticamente nulla, che ha rovinato e ha tolto la speranza a tutti noi. E allora ribellatevi dentro e cambiate per il verso giusto, perché l'altra alternativa politica che potrebbe essere presa in considerazione, perché le altre neanche le cito perché non sono meritevoli di essere citati, parliamo praticamente del nulla, parliamo di soggetti praticamente impazziti, probabilmente legittimamente impazziti, perché ad ognuno di noi, a nessuno di noi è vietato sognare, voler fare qualche cosa. Aveva Dio, la logica ci vuole, un contatto con la realtà ci vuole. Soggetti che non sono nemmeno degni di sedere in consiglio comunale, pensare che si possa fare il sindaco è qualche cosa che non può essere assolutamente tollerata. Allora costoro sono in campo per giocare, sono in campo perché così fanno una battaglia tanto per farla? Questi soggetti sono in campo, cari amici miei e cari amiche mie, perché già hanno gli accordi sotto banco per fare il voto trasversale per impedire a questa piazza di trionfare il giorno 25, e noi non lo possiamo consentire a nessuno. E allora deve partire il porta a porta, dovete diventare voi gli architetti del nostro futuro, dovete crederci voi. Io non ho fatto inciuci, ho nominato la giunta, mi sono giocato le carte politiche. Serve che ognuno di voi che siete qui e siete persone per bene, persone che avete il cuore, persone che amate Mazara, dovete diventare tutti candidati per far vincere questo progetto. Questa città è una città talmente amministrata male che ha fatto smarrire anche una normale convivenza basata sul rispetto istituzionale. Abbiamo un'amministrazione completamente staccata dal Consiglio Comunale. Abbiamo un'amministrazione comunale che litiga costantemente anche con il mondo della Chiesa stessa. In questa città si litiga sempre, in questa città non ci sono punti di riferimento. Se sarò sindaco, voglio riportare anche un po' di serenità, un po' di tranquillità, voglio riportare la dinamica politica nel giusto contraddittorio. E lì lasciatemi fare
una considerazione. Una considerazione che voglio fare, perché lo sento dentro, anche se so che forse sarebbe stato meglio non farla. La Chiesa deve fare politica. La Chiesa, tra i propri compiti, ha quello di fare politica, perché la politica è missione, la politica è servire, la politica è dare ascolto a chi soffre, la politica è dare sostegno a chi è in difficoltà. La Chiesa però, cari amici miei, non può fare campagna elettorale, la Chiesa non si può schierare, se no è finita in questa città. E allora io, da cattolico praticante, leggendo proprio il Vangelo, ho capito che questa cosa che dico, la dico perché voglio dare il giusto ruolo alla Chiesa e alla religione, perché fra l'altro viviamo in una città, da questo punto di vista, importante e strategica, perché Mazara non è il sud dell'Europa, Mazara è la porta d'ingresso del dei paesi del Maghreb in Europa. Mazara è una città che è al centro del Mediterraneo, deve avere un ruolo importante la nostra Mazara, ci mancherebbe. A Mazara serve l'integrazione, serve la convivenza, ci mancherebbe. E chi come me, che viene dal mondo della pesca, non può essere testimone di ciò che dico. In un peschereccio in 30 giorni convivono cattolici e musulmani e dimostrano quell'integrazione vera che altri scrivono soltanto nei comunicati stampa. Ma lasciatemi dire un'altra cosa che io penso. L'integrazione è anche difesa della propria identità. Dobbiamo riscoprire l'orgoglio di essere italiani, cattolici, e avere la possibilità di poter pregare ognuno per il proprio Dio e per la propria religione. E allora dobbiamo fare questo salto culturale, perché da una vera integrazione può nascere sicuramente un volano economico importante, perché un altro dei punti strategici della mia amministrazione è quella manifestazione, che non è una cosa di poco conto, non è una manifestazione così soltanto per puro divertimento. L'incontro dei popoli del Mediterraneo sarà qualche cosa che deve diventare centrale per riportare pace, progresso a una zona nevralgica del mondo qual è appunto il Mar Mediterraneo. E per fare questo serve capacità politica, serve capacità culturale, serve capacità amministrativa. E allora, cari amici miei, io vi chiedo una cosa, perché so che parlo a persone che almeno potenzialmente dovreste votarmi. L'ho fatto qui proprio per cercare di selezionare, voglio dire, quanti meno traditori possibili dal punto di vista politico, per carità. Allora, se questa è la squadra, se questa è la gente che mi deve sostenere, la partita noi l'abbiamo vinta, perché la sconfitta dipenderebbe soltanto dalla mancanza di impegno vostro, perché se voi comprendete bene l'importanza del voto del 25 maggio, noi abbiamo vinto questa magnifica sfida. Allora vi chiedo di non fare quello che abbiamo fatto nel 2009, quando solo per pochissimi voti, 200 voti, noi non andammo al ballottaggio. Vi chiedo di diventare militanti di questo progetto politico, di diventare, insieme alle tre liste, Mazara nel cuore, Socialisti per Mazara e La Svolta, di diventare protagonisti assoluti, perché abbiamo la fortuna di essere nati a Mazara. Chi è nato a Mazara, chi è mazzarese, è fortunato, perché nasce in una terra davvero stupenda. La posizione geopolitica, la storia, la cultura, il mangiare, il mare, le condizioni meteorologiche, c'è tutto. Cosa manca? Manca quell'amministrazione capace di mettere tutto in rete e fare il salto di qualità a questa splendida città. Noi abbiamo la pretesa di dirvi che siamo la squadra giusta, la squadra che si impegnerà giorno e notte per cercare di dare queste risposte. È importante non
rallentare. Siamo negli ultimi giorni, oggi praticamente giorno 4 finisce, giorno 25 si vota, rimangono appena 3 settimane. Vi chiedo di crederci. Io ho fatto in questa città il parlamentare regionale, io ho rappresentato la mia provincia in seno all'Assemblea regionale siciliana e penso di poter dire che la mia posizione politica, che probabilmente mi ha dato qualche vantaggio, ha dato il vantaggio a tutta la gente della provincia. Io ho aperto il palazzo, non c'è stato un cittadino, un imprenditore, un uomo, una donna che abbia voluto chiedermi in qualche maniera di risolvere qualsiasi problematica e abbia trovato la porta chiusa. Poi non ho la bacchetta magica, non vi sto dicendo che vi risolverò tutti i problemi, non sto dicendo che con me tutto diventerà più facile, ma vi posso dire che metterò la fascia tricolore come primo cittadino per essere il primo cittadino, non per avere privilegi, ma per difendere l'interesse di Mazara e dei mazzaresi. Questo è un impegno sacro che prendo in questa piazza, sono sicuro che lo farò. E allora vi chiedo di comprendere che la partita che ci giochiamo è una partita assolutamente fondamentale. Sono troppi i nemici, inizio a percepire che qualcuno si sta muovendo in maniera tale di far sì che questo nostro progetto politico in qualche maniera non arrivi a raggiungere l'obiettivo. Io ho pensato molto, ho pensato anche a chi mi dice: ma sai, incontriamo, vediamo, facciamo, vediamo di poter fare questo tipo di accordo, ma che senso ha fare il sindaco? Perché questa scelta deve nascere da un inciucio e non da una scelta popolare. Io non voglio fare il sindaco per forza. Se voi non mi aiutate, se insieme non raggiungiamo questo obiettivo, va bene anche. Se io devo raggiungere lo scanno più alto di Palazzo dei Carmelitani, lo voglio fare con le mani libere, senza nessuno che mi tira la giacca, perché questa città deve essere liberata da un potere che l'ha praticamente distrutta. E la vicenda dell'ospedale non è una vicenda secondaria. La vicenda dell'ospedale non è altro che la dimostrazione pratica. Non è altro che la dimostrazione delle cose che vi ho detto. Fuori questa città sono stati fatti quegli accordi, sono state garantite posizioni che da certi punti di vista a certi soggetti della nostra città, a cominciare dall'attuale sindaco, hanno garantito posizioni parlamentari permanenti e noi siamo stati ridotti praticamente a non avere più un ospedale ed avere soltanto un pronto soccorso. Vergogna! E allora riscopriamo l'orgoglio di essere cittadini mazzaresi, cerchiamo di capire che tutti insieme siamo una forza, cerchiamo di capire che questa volta la vittoria non ci sfuggerà, perché, e chiudo, perché mi dicono che l'onorevole Romano è praticamente arrivato. Un applauso a Saverio, nostro grande amico, già ministro della Repubblica per quanto riguarda le politiche agricole, appunto. Dicevo e chiudo, non siamo soli, perché anche l'altra vicenda che ha riguardato la questione del partito, avete visto tutti come è andata a finire. Anche lì, arroganza, prepotenza, parole, falsità, il simbolo non c'è. E allora io, da uomo di Forza Italia, da uomo liberale, da uomo di centrodestra, vi chiedo di vincere per me, vi chiedo di vincere per voi,
vi chiedo anche di vincere per il mio partito, per Forza Italia e per il presidente Berlusconi. Cari amici, si apre giorno 25 una nuova era per Mazzara. Questi concetti liberali di democrazia, di giustizia, di nuova politica trasparente saranno i cardini della mia amministrazione e davanti a Dio vi prometto e mi impegno che quei 10 punti saranno tutti mantenuti, che sarete orgogliosi del vostro sindaco e che insieme dimostreremo al mondo che Mazzara è davvero una grande città. Viva la libertà, viva Mazzara, viva Forza Italia! Ora è con immenso piacere che consegno la piazza ad una persona che sono sicuro ci sarà accanto, che sono sicuro che a Roma saprà trovare le giuste risposte, perché non si amministra da soli, bisogna avere gli giusti agganci parlamentari e amministrativi. Do la parola all'onorevole Saverio Romano. Amiche e amici cittadini di Mazzara del Vallo, se questo è l'inizio della campagna elettorale già con i giochi d'artificio, beh, penso che per i prossimi giorni ci si può aspettare di tutto da Toni. Del resto io non devo presentarvi Toni Scilla, e però devo dare una testimonianza di una persona che ha sempre avuto a cuore la sua città, e anche quando è stato impegnato in ruoli importanti come quello di deputato regionale, ha messo sempre al primo posto gli interessi della collettività, della comunità che lo hanno eletto e soprattutto della comunità di Mazzara del Vallo. Toni sente la sua città come la sua casa, sente tutti voi come la sua famiglia, sente ognuno di voi come fratelli, figli, padri, madri, perché Toni ha il senso della comunità, ha il senso della politica, ha il senso del legame forte con il territorio che gli ha espresso fiducia sino ad oggi. E io sono convinto che farà così anche da sindaco. Sarà un sindaco che starà in mezzo alla gente. Voi troverete Toni più in questa piazza che dentro quegli uffici. È perché ha un modo di interpretare la vita politica come dovrebbe essere interpretata. Soprattutto quando ci si cimenta a governare l'amministrazione della propria città, soprattutto quando si diventa il primo front office, il primo di quegli avamposti che mettono i cittadini a contatto con le istituzioni. Il primo cittadino della città deve andare incontro agli altri cittadini e non viceversa. E questa è la ragione per la quale Toni Scilla, 3 anni fa, io ero ministro dell'agricoltura e della pesca, non attese mesi, giorni, attese soltanto poche ore per chiamarmi subito al telefono, non per farmi una telefonata di auguri di buon lavoro, ma per mormi subito sul tavolo i problemi della pesca di Mazzara del Vallo. E io apprezzai molto quella telefonata, perché non era una telefonata di piacere, non era la telefonata di chi voleva un rapporto col potente di turno per averne privilegi, per averne vantaggi, ma era la telefonata di cui si poneva in interlocuzione con l'istituzione del paese per rappresentare al meglio le istanze della sua comunità che in quel momento non trovavano risposte in sede di Unione Europea. Ecco, io ho avuto modo quindi di apprezzarlo direttamente, personalmente, con la sua determinazione,
il suo coraggio, la sua costanza nel perseguire l'obiettivo che si prefigge. Ed è per questo che ritengo che Mazzara ne avrà soltanto un grande beneficio ad averlo come sindaco. Ne avrà un grande beneficio perché lui saprà mettere insieme alla sua competenza la passione politica, elemento necessario per governare una comunità importante come quella di Mazzara del Vallo. Una comunità che merita di scalare la classifica del ranking tra le città più importanti del nostro paese, perché Mazzara del Vallo è una delle città più importanti del nostro paese, non soltanto per la sua marineria, ma per la sua storia e per quello che rappresenta in Sicilia. Vedete, alcune volte noi, andando in giro per il mondo, ci innamoriamo di realtà che non conosciamo, che vengono vendute bene all'opinione pubblica, e invece non ci accorgiamo di quanti tesori abbiamo sotto i piedi, di quanti tesori abbiamo sopra le nostre teste. E per una politica ottusa che guarda sempre all'indietro anziché guardare avanti, non riusciamo a proiettare le nostre meravigliose comunità in quel gradino più alto che spetta ad una città come Mazzara del Vallo. E quindi la marineria, e quindi la storia, i beni culturali, questo meraviglioso loggiato in questa meravigliosa piazza è l'emblema, l'esempio di come Mazzara del Vallo può coniugare storia, cultura verso una economia che deve poter dare delle risposte a chi oggi, anche dall'amministrazione comunale, si attende una parola in termini di sviluppo economico, in termini di occupazione. Un tempo le amministrazioni comunali si occupavano soltanto dei cosiddetti servizi, delle strade, delle luci, dell'acqua. Oggi le amministrazioni comunali e il sindaco soprattutto, attraverso l'elezione diretta, è chiamato a dare una risposta in termini globali, complessivi, a quelli che sono le questioni aperte dentro una comunità. E per fare questo ci vuole quell'intelligenza pronta, vocata all'impegno quotidiano per disegnare un progetto che riguardi questa comunità nel senso più ampio della parola. Questa comunità che ha bisogno di un'economia ancora meglio strutturata per poter dare risposta in termini occupazionali ai tanti giovani che oggi a Mazzara non vedono un proprio futuro nella loro città, e che noi siamo obbligati, chiamati a indicare una strada, a dare una via, a dare delle risposte. Bene, Toni, con la sua storia, ma anche con quello che vi ha promesso farà nei suoi 10 punti di programma, vuole coniugare queste cose insieme. Indicherete in Toni Scilla colui il quale conoscete, ma soprattutto colui il quale si impegnerà a realizzare le cose che vi ha promesso. E la promessa, cari amici, in politica non è una brutta parola. La promessa in politica è una brutta parola quando questa viene disattesa, quando viene tradita la vostra fiducia, quando le vostre speranze sono messe da parte. La promessa invece è il moto d'intento col quale si esprime un candidato nel prospettare una nuova via, nel prospettare una soluzione, nel prospettare un futuro per questa città. E io credo che questa promessa meriti la vostra fiducia, meriti la fiducia di Mazzara del Vallo, meriti la fiducia perché Toni Scilla possa già il giorno 26 di maggio, senza perder tempo, senza ulteriori sprechi di denaro pubblico, sedere nella sedia di primo cittadino, nella sedia scomoda di primo cittadino, non nella poltrona di sindaco. Le poltrone sono troppo comode e noi sappiamo che abbiamo bisogno invece sempre dello stimolo diuturno della gente
per poter fare meglio e di più, perché non ci preoccupano le critiche. Toni Scilla non è preoccupato. Se qualcuno domani dovesse muovere qualche critica per migliorare la sua azione, perché Toni Scilla è uno di voi, così come muove le critiche è pronto ad accettare le critiche. Ed è proprio per questo che Toni Scilla è candidato a sindaco, perché Toni Scilla ritiene che così come è stata governata questa città è stata governata in maniera insoddisfacente per i bisogni dei cittadini di Mazara, altrimenti non si sarebbe candidato, non si sarebbe preso questo incarico, questa responsabilità, non avrebbe fatto questa battaglia anche dentro il partito di Forza Italia per rappresentare questa comunità politica alla guida di questa città stessa. Le vostre presenze oggi la dicono lunga. La piazza da questa parte e da questa angolazione si vede meglio, è piena, è numerosa, gente sta ascoltando soprattutto quello che ha detto Toni Scilla. Io sono qua per una testimonianza, la mia è una testimonianza vera, sentita, non di maniera, non rituale. E però i protagonisti di questa campagna elettorale non siamo noi. I protagonisti di questa campagna elettorale siete voi. Siete voi, perché siete coloro i quali si prenderanno la briga di andare casa per casa a chiedere il consenso per Toni Scilla. E casa per casa avrete modo di ascoltare le difficoltà che vivono i vostri cittadini, le insoddisfazioni che vivono i vostri cittadini. E vi farete carico, voi per lui, di una serie di impegni che devono essere presi per fare meglio per questa città, per la città di Mazara del Vallo. Ed è un compito difficilissimo, in un momento in cui anche la congiuntura economica grava sull'operato dell'amministrazione, della politica, delle responsabilità che magari i politici non hanno, l'amministratore non ha, perché non è nelle condizioni di risolvere le questioni. Ma gli operatori, coloro i quali accettano questo incarico, sanno che il premio che viene loro dato non è quello che alla fine della traversata nel deserto potranno avere privilegi o vantaggi. È la traversata stessa del deserto il premio, è l'essere riusciti a farsi interpreti, candidati in consiglio comunale, casa per casa, dei bisogni della gente, che arricchiranno la loro vocazione politica e la porteranno in consiglio comunale per sostenere questo sindaco e risolvere i problemi della città di Mazara. E quindi permettetevi, candidati a sostegno di Toni Scilla, quando andrete a chiedere il consenso, chiedete il consenso intanto per il sindaco, prima ancora che per il consiglio comunale. E lo dovete fare non solo perché la legge vi dà una certa convenienza a farlo, perché se il sindaco viene eletto il premio di maggioranza farà in modo che nelle liste più consiglieri vengano eletti. Lo dovete fare perché conviene alla città, perché un sindaco forte, un sindaco che ha una maggioranza, può realmente impegnarsi a risolvere i problemi della città di Mazara del Vallo. Un sindaco senza maggioranza consiliare questo non lo potrà fare. E non solo, perché chiedendo il voto per Toni Scilla sindaco dimostrerete maturità politica, senso di appartenenza ad un progetto, dimostrerete che non volete andare in consiglio comunale ad occupare una sedia quale che sia, ma volete far parte di un progetto per governare finalmente questa città così come la città stessa merita. E infine a tutti voi cittadini di Mazara, noi affrontiamo questa campagna elettorale in concomitanza con delle elezioni importantissime, sono le elezioni per eleggere il Parlamento europeo. Importanti non solo perché in questo contesto politico si ridefineranno le forze in campo nello schema politico nazionale, ma perché per la prima volta, quasi è sfuggito
dal dibattito politico in queste europee, si eleggerà direttamente il commissario, il presidente della Commissione europea dal voto che scaturirà dal 25 maggio. E cioè a dire, non ci sarà più la possibilità che gli stati membri si accordino per eleggere Barroso o altri, ma ogni coalizione ha già presentato un candidato a presiedere la Commissione europea, che è il governo della Commissione europea, e i parlamentari eletti in quella coalizione si obbligano a votare per quel presidente di commissione. Piano piano questa Europa, che non sempre ci è simpatica, questa Europa che non sempre amiamo, si sta avvicinando al nostro concetto di Europa, l'Europa dei popoli anziché l'Europa degli stati. E il meccanismo per essere più vicino alla gente intanto è quello affinché il governo dell'Europa risponda direttamente al popolo europeo e non agli stati d'Europa. Questo però ci carica ancora di responsabilità, perché noi vogliamo andare in Europa. Io non sono candidato e vado in giro a fare campagna elettorale per il mio partito e per i nostri candidati con grande senso di responsabilità, perché so che la partita è importante, è decisiva, perché noi vogliamo portare in Europa un gruppo parlamentare che faccia sì che ci sia meno Europa in Italia e più Italia in Europa, che faccia sì che le nostre ragioni siano più ascoltate, che faccia sì che finalmente il patto di stabilità, che prevede l'erogazione massima del 3% della spesa pubblica, sia solo per la spesa e non anche per gli investimenti, per cui i comuni non riescono a investire per un vincolo assurdo che ci ritroviamo sulla testa. Per risolvere le questioni relative ai cosiddetti bilanci commerciali, degli scambi commerciali tra i paesi componenti i mercati dell'altro mondo, i mercati del Mercosur, quello della Cina, quelli dei paesi asiatici, perché in Europa si decidono cose importanti che hanno una diretta ricaduta sulle nostre realtà economiche. E come non pensare all'Unione Europea quando i vostri pescatori si lamentano di un eccessivo rigore sulle quote della pesca del tonno, per fare un esempio? Allora, per risolvere queste questioni occorre che vada della gente che abbia delle idee chiare e che vada un gruppo parlamentare che ponga sul tavolo della discussione questioni che riguardano poi l'economia anche di questa città, di questi cittadini. E quindi vi chiedo di fare una battaglia che valga intanto per il vostro sindaco, per le liste che lo sostengono in consiglio comunale, ma che un voto deciso sia anche per il partito di Forza Italia, che purtroppo per la prima volta non ho potuto candidare Silvio Berlusconi, ma troverete là il nome, e come avete visto in questi giorni è già in campagna elettorale per rilanciare quella rivoluzione liberale di cui il paese ha bisogno e che sicuramente voi saprete apprezzare giorno 25 di maggio. Buon voto a tutti e viva Toni Scilla, sindaco di Mazara del Vallo. Ma Mazara è una grande città, grande potenzialità, purtroppo vive un momento davvero di difficoltà. Lo cambieremo perché abbiamo gli uomini, abbiamo il partito, abbiamo la gente giusta. Sono importantissime le europee, perché comunque Mazara non può essere molto distante da Bruxelles, perché a Bruxelles si stabiliscono regolamenti e norme che spesso poi influiscono sulle attività principali, che sono l'agricoltura e la pesca. Penso che si può creare questa filiera e penso che 25 maggio può essere sicuramente un bel giorno per Mazara e per il mio partito. Io sono qui a Mazara a sostenere convintamente Toni Scilla perché lo conosco. Lo conosco come persona impegnata in mezzo alla gente a rappresentare i loro problemi dentro le istituzioni. Lo ha fatto all'Assemblea regionale con grande dignità e grande senso del dovere. Lo farà come vostro sindaco, perché sono certo che gli impegni che ha preso durante questa campagna elettorale per rendere questa città migliore li manterrà tutti.